riteniamo sia necessario aprire uno spazio di dibattito vero in questo paese, perché abbiamo un problema grave. A breve ci saranno le elezioni e tante persone come noi, lavoratori, studenti, disoccupati, non sapranno chi votare, perché nessuno in questo momento aspira a rappresentare le istanze politiche e sociali di tantissime persone che vivono un presente di precarietà, di disperazione e di solitudine, che non sanno come iniziare e a chi fare riferimento per cominciare a fare politica, per cominciare a farlo insieme, utilizzando per noi i metodi che abbiamo messo in campo, quelli della solidarietà, del mutualismo, del controllo popolare, di riuscire in qualche modo a riprendere coraggio, a non essere più vittime della crisi ma protagoniste di un vero cambiamento politico e sociale. Ci sareste andati al braccaccio? Sinceramente non saremmo andati, pur rispettando molti militanti di base che per mesi si sono affaticati a costruire l'assemblea e che esprimono tanti contenuti per noi interessanti, però non saremmo andati perché a quella discussione mancava un pezzo, mancavano le realtà sociali di base, mancavano tante realtà di lotta e soprattutto c'era un po' troppa costruzione dall'alto, un po' troppo politicismo che non si capiva quel progetto dove lo voleva portare. Non a caso noi, diciamo, dal Brancaccio fummo cacciati, però è proprio da lì che bisogna ripartire, perché tutte le persone che si sono mosse in questi mesi hanno voglia di costruire una sinistra vera, popolare, e quindi questa assemblea voleva essere e vuole essere il tentativo di dare spazio a queste soggettività. Quindi noi invitiamo anzi tutti quelli che hanno partecipato a quel percorso a ricominciare, a non rassegnarsi, a farlo vivere insieme ad altre nuove realtà che stanno entrando in questo percorso, perché noi vogliamo veramente cambiare le cose. Siamo stanchi di non essere rappresentati da nessuno, ma è giunto il momento di mettere noi la faccia. Noi al Brancaccio avevamo provato ad andare nella prima assemblea, ma insomma non ci avevano neanche permesso di iscriverci a parlare, nonostante fosse teoricamente un'assemblea democratica e aperta, diciamo, al contributo di tutti. Il problema è che noi facciamo da anni inchiesta nel mondo del lavoro, sosteniamo le lotte dei lavoratori e fondamentalmente chi stava dietro al Brancaccio non l'abbiamo mai visto. Noi ci ricordiamo le loro responsabilità e quindi non potevamo certo andare a partecipare a un'esperienza con loro. Quando c'è questa forte domanda di rappresentanza politica, è una rottura in atto, credo sia indispensabile e necessario esserci, perché poi alla fine la storia ha sempre bisogno di una spinta. Oggi è 18 novembre, ci saresti andata al Brancaccio? No. Oggi è una giornata bellissima e io non so come ringraziare le compagne e i compagni di Io So Pazzo per aver chiamato questa assemblea che rompe con i teatrini della sinistra e apre una stagione di partecipazione in cui si ridà potere al popolo, in cui lotta, solidarietà, mutualismo, conflitto tornano a essere le parole d'ordine di chi vuole costruire l'unità. L'unità non fra i pezzettini della sinistra, ma l'unità delle lotte. Sarei andata al Brancaccio sì, esprimendo, come ho fatto durante tutto questo percorso, una posizione molto critica sull'idea che la lista unica fosse l'obiettivo principale di un percorso partecipato. Rappresento soprattutto quella parte di popolazione che si sente completamente abbandonata. Vorrei che il mio voto diventasse cosciente e soprattutto che fosse funzionale ad una vera e propria rivoluzione, perché credo che sia questo il grande compito della politica oggi, far sì che il popolo riprenda in mano quello che è il suo potere, che il popolo ritorni a sentirsi Stato. Siamo sempre convinti che in Europa, in Italia, ma come anche in Grecia e negli altri paesi, serve la sinistra. E nel nostro vocabolario la sinistra è sinistra, non centrosinistra. E vediamo con molto interesse questo
questa riunione qua, questa assemblea di autoconvocati praticamente, perché pensiamo che la scienza deve partire sempre dal basso, deve partire con i problemi della gente, andare a dare risposte ai problemi dei cittadini. Forse in Italia è questo che ha mancato da tanto tempo in questa sinistra. E penso dalle cose che hanno detto dentro, che sono molto promettenti, di andare a cercare il voto da quella gente che si astiene, che non va più a votare, che non si riconosce a questa politica. Noi abbiamo l'obbligo di stare con questa gente e far rinascere la politica, la partecipazione e la democrazia. Perché i tempi sono stretti, quindi ci vuole molta capacità anche dei singoli di autoregolarsi. Noi non vogliamo l'esplosione dell'individualità, noi vogliamo invece la forza della collettività, quindi chiediamo a tutti in qualche modo di riuscire a indirizzare i propri sforzi verso un obiettivo comune e non verso un'autorappresentazione. L'obiettivo che abbiamo noi è effettivamente qualcosa di grande. Io pure su questo una parola la voglio dire. Per noi qualcosa di grande non vuol dire necessariamente solo superare lo sbarramento e mandare qualcuno in Parlamento. Non è questo il punto. Chiaramente noi non siamo stupidi, non siamo stupidi e non giochiamo per perdere. Noi se facciamo una cosa visualizziamo sempre l'obiettivo più grande. Noi siamo convinti di quello che facciamo. Quindi è chiaro che quello è un risultato, è un obiettivo e se si ottiene è qualcosa, un pezzo di rivoluzione che avviene nel nostro paese. Però allo stesso tempo la cosa grande non è legata alla percentuale. La cosa grande è riuscire a riattivare un meccanismo di entusiasmo e di protagonismo, di andare dalle parti con orgoglio, senza vergognarsi, con qualcosa di proponibile e parlare alle persone e dopo, quando finiscono le elezioni, dire io non sono come i politicanti che vengo a cercare il voto e poi non mi vedo più per 5 anni, io sono quello che...